Eccovi! Sondaggi! Sondaggi, 100 domande in 100 giorni. Siamo, mi pare, all'80esima. Oddio, sapete che non mi ricordo a quale domanda siamo. Vabbè, lo sapete voi meglio di me. Un riassuntino di questa settimana, anzi no, di qualche settimana fa in realtà. In futuro, pensi che i robot potranno sostituire l'uomo nelle attività lavorative? Sì, totalmente sì, ma solo per alcuni mestieri? No. Quindi la maggior parte dice sì, ma solo per alcuni mestieri. E anche io sono assolutamente d'accordo. Attenzione però, occhio ragazzi, perché molti di questi mestieri sono anche di tipo intellettuale. Cioè, molti avvocati, non tutti ovviamente, ma la parte dell'avvocatura, quella che si occupa proprio di andare a cercare le leggi, le cose che hanno a che fare con una particolare questione legale, e trovarne appunto le corrispondenze, quel lavoro sarà sempre più fatto dalle macchine. E poi alcuni commenti interessanti. Albana Bulco dice: in certe occasioni è molto utile, la presenza dell'uomo ci sarà sempre ed è fondamentale, l'uomo non sarà mai sostituito dai robot, opinione di Albana. E Manuel Nozza dice: purtroppo per la maggior parte dei lavori ripetitivi, sì, ma l'inventiva umana non la può sostituire nessuno. Forse la creatività, io direi personalmente, perché effettivamente ci sono delle intelligenze artificiali, ragazzi, di cui bisogna anche preoccuparsi. Ho fatto dei servizi ultimamente che proprio evidenziavano la necessità di una regolamentazione nel mondo dell'intelligenza artificiale, perché appunto non può sfuggire, non dovrebbe sfuggire dalle mani dell'uomo. Valeria Fontana dice: sì, il lavoro si trasforma, loro faranno quelli classici, noi lavoro per gestire loro. Andrea Villa dice: dovremmo evolverci un po' tutti come razza umana, i lavori più umili e ripetitivi saranno già d'appannaggio sempre più delle macchine, che lo sono già, che lavorano meglio in modo più efficiente senza diritti. Ma la cosa incredibile è che grazie al modo in cui funziona il digitale, oggi i lavori anche più complessi come il muratore, che può sembrare una banalità ma è un lavoro complesso perché bisogna conoscere tutta, ci vuole esperienza per farlo, riescono a essere fatti purtroppo oggi anche dai robot, purtroppo, chi lo sa. E avanti, Gianluca Achille dice: anche con il machine learning ci sarà sempre bisogno di un insegnante e così via. Altra domanda: ti capita di uscire volontariamente senza smartphone? Sì, a volte non c'è di telefonare, e mai. Quindi praticamente diciamo che la maggior parte non ci pensa neanche. Vediamo che dice Elena Salerno: volontariamente mai, se lo dimentico torno a prenderlo. Antonella Greco: me ne stacco difficilmente, sarà capitato un paio di volte. Anna Maria Buccelli: spesso. E Alicia Naser: Naser? No, ma quando è successo mi sono sentita più libera. Ultima domanda: credo, per la tua casa hai un impianto di energia rinnovabile? Non ce l'ho. Beh, questo era più che come dire, prevedibile. È interessante però che l'11% ce l'abbia fotovoltaico, niente male. E avanti così, costi esorbitanti e così via, però niente male. Un impianto di risparmio energetico, Damiano Pretolani ce l'ha fatta.